Sono 13 le persone poste in quarantena, di cui 9 i casi positivi accertati che hanno contratto il virus nel comune di Omignano, come dichiara ai nostri microfoni il sindaco Raffaele Mondelli. Ben trovato sindaco, sappiamo che purtroppo Omignano ha registrato diversi contagi, ecco, può aggiornare i telespettatori di Cilento Channel sulla situazione attuale? Salve, buongiorno, saluto la redazione e tutti i telespettatori di Cilento Channel. Sì, a Omignano si registrano 9 casi, 9 persone positive. E dove sono 9 persone, sono 6 asintomatici e 3 pauci sintomatici con sindromi molto molto lievi. Avete insomma capito da cosa è scaturito il contagio? Insomma, ci sono state delle persone che sono venute in visita a Omignano, oppure sono stati stesso dei cittadini di Omignano che purtroppo si sono contagiati in alcune situazioni? Guardi, questo diciamo è il lavoro che sta facendo il Dipartimento di Prevenzione, che ringrazio con tutto il cuore per il lavoro, perché in 24 ore è successo tutto questo. E quindi diciamo che innanzitutto voglio augurare a tutti i miei concittadini che hanno contratto il virus una pronta guarigione ed esprimo la massima solidarietà a tutte le persone in attesa di tampone o in quarantena. Diciamo, da dove è scaturito non si sa, perché nella giornata di ieri sono stati fatti i tamponi e ieri sera siamo venuti a conoscenza di questi 9 positivi. Sindaco, quante persone invece sono poste in quarantena fiduciaria, insomma, per ovviamente limitare il contagio? Fortunatamente questi 9 rientrano in 4 nuclei familiari, quindi sono stessi familiari, siamo intorno ai 13-14 persone tra positivi e in quarantena. Quindi la cosa sembra sia sotto controllo. Per quale motivo? Perché limitate i 4 nuclei familiari. Quindi però nel frattempo oggi il Dipartimento sta procedendo a ricostruire la catena dei contatti, quindi nelle prossime ore sapremo notizie più dettagliate e più precise. Ecco, sindaco, in questi ultimi tempi, insomma, si parla tanto di variante Delta che preoccupano un poco, insomma, la regione Campania. Anche il presidente De Luca nell'ultima diretta, insomma, ha manifestato preoccupazione. Ecco, per quanto riguarda questi 9 casi positivi a Omignano, lei chiederà, insomma, al Dipartimento di Prevenzione, sì, proprio per scongiurare. Oltre Omignano, l'amministrazione è stata molto attenta in questa fase, già da 2 anni, nella prevenzione, poi abbiamo fatto vari screening di prevenzione. Adesso contatterò il direttore di dipartimento proprio per vedere se c'è la possibilità di fare una tipicizzazione dei tamponi, per vedere un attimo se è una variante il Covid, che conosciamo insomma da ben 2 anni, conosciamo da tanti anni senza nessuna mutazione. Ci auguriamo che sia così. Sicuramente dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita. Sì. Lo testimoniano i numeri di altri paesi europei e del mondo che vedono i contagi salire. Bisogna dire che si è constatato che grazie alla campagna vaccinazione c'è stata una riduzione fortissima sia dei numeri dei contagi sia dei numeri dei posti letto, sia in area medica che in terapia intensiva. Quindi è necessario continuare questo lavoro imponente e insistere su questa strada. Bene. Questo è quello che mi sento di dire, perché anche a Omignano si sapeva che c'è qualche vaccinato che ha contratto il virus, ma voglio dire, fortunatamente non ha sviluppato nessun sintomo. Bene, sindaco, quindi fa capire che i vaccini funzionano e quindi questa è la strada giusta. Infatti, l'unica arma che abbiamo al momento. Certo, infatti a proposito di vaccini possiamo ricordare che l'11, insomma, proprio a Omignano, presso la palestra, si terranno le vaccinazioni per il richiamo. Appunto. Abbiamo giorno 11, abbiamo la seconda dose, il richiamo, ci saranno circa 600 persone e quindi ci stiamo organizzando per con la massima sicurezza, con la collaborazione della Protezione Civile e dei volontari, per fare in modo che tutto venga garantito con la massima sicurezza
per evitare assembramenti e altro. Infine, il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, fa un appello accorato a tutti i suoi concittadini, ma soprattutto ai giovani. Aiutiamoci l'uno con l'altro per uscirne al più presto da questa pandemia. Aiutiamoci e sosteniamoci l'un l'altro ed evitiamo situazioni più drammatiche. Serve massima attenzione, fare tutto in sicurezza, prediligere spazi aperti, mantenere le distanze, indossare la mascherina. L'auspicio è di poter tornare il più presto possibile alla vera normalità, ma tutto dipende dal buon senso di ognuno di noi.